Buongiorno a tutti dal Milanista Facer, ed eccoci qua, finalmente si ritorna a parlare di calcio. Dopo un mese e qualche giorno di serie simulata, sono contento che ho visto un po' di voi, è piaciuta. Comunque avete lasciato il commento, avete lasciato un po' di sostegno e mi fa piacere. Non siamo più a 97 iscritti però. Siamo a 96, di nuovo siamo scesi di 1. Mi dispiace, però continuiamo ad andare avanti pure con 96 iscritti, aspettando che arriviamo a quei 100 iscritti, che è il nostro obiettivo, perché questo è un canale non soltanto mio, di tutti voi fan, perché i video che faccio, li faccio per voi, non li faccio per me. Dunque, si inizia a parlare di calcio, parliamo di due notizie. Ho sentito in questi giorni due notizie, una che l'ho vista ultimamente, ieri, nei giorni scorsi, da poco, e un'altra che si parla da un bel po'. Parliamo di quella che ho visto negli ultimi giorni, che si parla dalla Spagna arrivano indiscrezioni che potrebbe essere vicino al Milan Mertens, l'attaccante del Napoli. Beh, a me onestamente Mertens piace. Se sia una notizia vera io sarei contento, è un attaccante che può essere utile a Milan, soprattutto si può utilizzare pure nella fascia Mertens. Poi si parla pure di riscatto di Schalke, che abbiamo visto pochissimo, però da quello che pochissimo abbiamo visto si è adattato pure come terzino, che è avvenuto come sostituzione alternativa a Castillejo. Quindi per me è giusto dare conferma a Schalke, visto che non siamo potuti andare a vederlo bene in campo con la maglia del Milan. Mertens potrebbe essere un'ottima soluzione, soprattutto a quei tempi. Prima a gennaio si parlava di 20-30 milioni, non so se ora con il problema del coronavirus un po' sono svalutati i giocatori, quindi magari riusciremo a prendere 15-20 milioni, non lo so. Su questo non sono un esperto a dire che scende il cartellino del giocatore o no, però il coronavirus ha fatto ridurre anche costringere a molte società di migliorare lo stipendio dei propri giocatori. Ha fatto danni pure alle società, magari non molto gravi come magari può essere un cittadino normale, questo sia ben chiaro, però in quasi tutti i settori ha fatto il suo danno economico. Poi l'altra notizia cui parlare è del questione stadio, che si parla già da un bel po', ma ora che è cominciata la fase 2 cominciano ora in settimana, ci sarà un altro incontro, è un incontro molto fondamentale per capire la questione dello stadio. Per me si farà, quasi sicuro si farà, si devono trovare questi accordi e da là partirà lo stadio, la strada che ci porterà al nuovo stadio. Non so però, ancora non si sa quanto saranno lunghi i lavori e quando potremmo avere il nuovo stadio, ma nel frattempo sicuramente noi giocheremo sicuramente a San Siro. Poi la questione del stadio è molto importante, a aspettare la decisione dello stadio per un'altra questione che non ho detto, no, non era in scaletta del video, però si parla pure della questione del Milan. Questa volta non sta smettendo, hanno
il proprietario di Louis Vuitton e potrebbe portare pure la questione del Milan, che per noi milanisti penso sia una cosa molto importante, perché visto che la campagna che abbiamo fatto con noi YouTube milanisti contro Elliott, contro Gagliris, non siamo a favore di questa società in questo momento. Però se continua questa società, noi tifosi non dobbiamo creare problemi alle squadre, dobbiamo farli lavorare e cercare di dare un po' di fiducia. Questo potrebbe aiutare le buone sorti del Milan. Noi tifosi dobbiamo un pochino inciuppare purtroppo e credere alla squadra, credere alla squadra e cercare di sostenerla per fargli fare belle prestazioni. Comunque, speriamo che nei prossimi giorni sapremo più novità per la questione stadio società. E ne parleremo di Forza Italia, pian piano torneremo. Ne sono certo, e forza Italia, forza Milan in questo momento, ci vediamo nel prossimo video. Il video sicuramente non sia domani, sicuramente come generale, visto che pure il mio compleanno avevo un po' di impegno, non credo di riuscire a fare un video. Il prossimo video magari uscirà venerdì, farò uscire un mio video. Ciao a tutti e alla prossima volta. Anzi, vi invito, iscrivetevi a questo canale, facciamo in modo di arrivare a 100 iscritti e soprattutto andate nel video dell'ultimo video della sera simulata. Lasciate un like, perché se arriva a 10 like quel video, io il 20 maggio riprendo la serie delle partite simulate con gli europei. Mi raccomando, ti tengo 10 like, 20 maggio gli europei simulati. Vi invito pure a condividere, lasciare un like e commentare questo video. Seguimi sulla mia pagina, sulle mie pagine social Facebook, Instagram, Milanista Pazzo, e se volete su TikTok, Milanista Pazzo Official. Bella a tutti, a un prossimo video del Milanista Pazzo.